Da dove è venuta questa idea di portare a Scordia Rifiuti Zero? Rifiuti Zero è una strategia che è attuata ormai in diverse nazioni, addirittura è partita a San Francisco negli Stati Uniti ed è una delle città che è più all'avanguardia. Basta, secondo me, conoscere la strategia. Una volta conosciuta la strategia, viene automatico la voglia di abbracciarla, perché non si fonda su niente su principi di comune buonsenso, diciamo, si fonda. A Scordia, rispetto alla realtà siciliana, siamo molto avanti, proprio perché siamo già al secondo passo. Quindi allora, dalla separazione alla sorgente, siamo alla raccolta porta a porta. Poi dovremo fare il compostaggio. Il compostaggio per ridurre la frazione umida, il riciclaggio, cioè per riutilizzare le risorse, non sono rifiuti, sono risorse. Iniziative di riduzione dei rifiuti alla fonte, quindi direttamente attuando un principio di consumo critico, di acquisto critico, riutilizzo e riparazione per quanto riguarda i rifiuti di edilizi o cose del genere che possono essere riutilizzati. Insomma, dovremmo mettere in funzione i falegnami. I falegnami è un centro di riutilizzo e riparazione. Sì. Incentivi economici che ovviamente sono alla base. Ecco, a proposito, vorrei approfondire questo argomento degli incentivi economici. Quali sono i vantaggi che dovrebbe avere il cittadino riciclone, cosiddetto riciclone? Ma questo è... I vantaggi sono che ovviamente... Adesso a Scordia non ci sono vantaggi, diciamo. A Scordia vantaggi non ci sono. Siamo tutti uguali, puliti, sporchi... Esattamente. Purtroppo quelle che sono le leggi nazionali e regionali legano un po' le mani ai comuni, perché non portano un'autonomia tale da poter decidere, certo. Decidere come gestire pienamente la questione dei rifiuti. Però insieme alle buone pratiche che noi abbiamo in programma, con il tempo, sin dal prossimo anno, ci sarà per il comune un risparmio per quanto riguarda la raccolta e il conferimento dei rifiuti. Quindi significa che io da cittadino avrò una tessera, andrò al conferimento, peseranno il mio prodotto, funziona così? Questo ancora è da impostare, dovrebbe funzionare così. Ma doveva già funzionare così con Calat? Sì, con Calat in teoria la doveva funzionare così. Così non è stato. Non ha mai funzionato. Però così. Se noi partiamo da ora, dal prossimo anno, sicuramente chi aderisce alle varie iniziative della strategia Rifiuti Zero, dal prossimo anno avrà qualche risparmio nella bolletta. Hanno aderito intanto buona parte dei consiglieri comunali, degli amministratori? Sì, sì, questo sì. Il sindaco ha aderito sin da subito, anche il presidente del consiglio, consiglieri Lamagna e Naselli, e adesso si sono anche uniti altri due consiglieri. Presumo che a breve aderiranno tutti, perché ripeto, non stiamo parlando di chissà quale strategia, stiamo parlando di principi di comune buonsenso che vanno solo divulgati. La cittadinanza ha bisogno di essere informata per poter essere attiva e efficiente nella ricordiamo che è tutto assolutamente volontario. Certo, noi siamo volontari e tutto procederà in pieno volontariato, anche perché le casse del comune, come tutti sanno, piangono.